Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di una innovativa e rivoluzionaria tecnica di rinoplastica e per farlo siamo in collegamento da Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo con il dottor Michele Antonacci. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera e grazie a voi dell'invito e di questo davvero piacere nel poter essere ospite della vostra trasmissione. La ringrazio, dottore, molto gentile. Dottor Antonacci, che cosa è cambiato nell'intervento di rinoplastica? Allora, la rinoplastica ovviamente è un intervento da sempre esistito, forse tra i primi nell'ambito della nostra specialità di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, però oggi siamo davvero giunti ad un punto di svolta, in quanto rispetto al passato, dove tradizionalmente, diciamo, quello che più comunemente viene chiamato come cibo nasale veniva corretto attraverso una metodica piuttosto invasiva, che era appunto la frattura del gibo stesso, oggi una tecnica che prende il nome di preservation rhinoplasty, una tecnica di conservazione che consente di eliminare i difetti estetici, ma di correggere anche quelli funzionali, nel completo rispetto dell'anatomia del naso, andando pertanto non più a rompere nulla, ma semplicemente a rimodellare. Infatti alcuni lo identificano come un intervento di rinoscultura o rimodellamento del naso vero e proprio. Quindi Dottore, ecco, questo è il vero cambiamento che c'è oggi nell'approccio alla chirurgia del naso. chi chiede di sottoporsi ad un intervento di rinoplastica? Principalmente, diciamo, pazienti appartenenti a una fascia di età piuttosto giovanile, quindi diciamo dai 20 ai 35 anni. Però, grazie all'avvento di questa tecnica che ci permette di essere sempre meno invasivi e con un recupero post-operatorio molto più rapido, anche persone che sono più in là con l'età, che casomai sono stanche di avere fastidi respiratori o difficoltà respiratorie causate da deviazioni del setto nasale, però principalmente diciamo che il mio bacino, come anche quello della maggior parte dei miei colleghi d'utenza, di pazienti è rappresentato da una fascia piuttosto giovane, soprattutto al femminile. Questo intervento, dottore, viene eseguito in anestesia generale? Diversamente dal passato, no, viene eseguito in un'anestesia locale con una sedazione profonda, proprio perché essendo molto meno invasivo, molto meno traumatico per i tessuti, sia ossei che molli, si ha davvero una riduzione del sanguinamento, quasi affatto per niente sanguinamento, direi un intervento davvero pulito, che potrebbero vedere anche i bambini dell'asilo perché non c'è un goccio di sangue. Appunto, per questo motivo è possibile eseguirlo in anestesia locale associato ad una sedazione profonda e quindi diciamo un recupero anche post-operatorio e post-anestesiologico molto molto più rapido. Ed è un intervento doloroso, dottore? Paradossalmente no, non è affatto un intervento doloroso. Il dolore viene quasi annullato sia perché non vengono eseguite manovre traumatiche nei confronti dei tessuti ossei, quindi non si eseguono fratture traumatiche come solitamente invece avveniva con martello e scalpello, ma si modellano proprio i tessuti ossei. Questo riduce ovviamente, riducendo il traumatismo, ridurre anche il dolore post-operatorio. Infatti è ormai esperienza comune di avere pazienti che dopo una settimana, quando tornano per la prima medicazione, mi dicono: non ho mai neanche preso un antidolorifico. Casomai possono aver dolore alla schiena per il lettino operatorio, piuttosto che un po' di dolore alla cervicale per problemi di cuscino e posizioni nel post-operatorio, ma non dolore dovuto al naso. Quindi no, non è un intervento doloroso. Quindi anche il recupero post-operatorio non è doloroso? Assolutamente no, Poco, ripeto. eh? Per quello che riguarda il naso non è assolutamente doloroso, molti non prendono neanche una terapia antidolorifica. Il recupero post-operatorio inoltre è molto più agevole grazie a questa tecnica che, ripeto, prende il nome di preservation rhinoplasty e siamo ormai sempre più chirurghi, soprattutto giovani in Italia, ad adoperarla perché spinti anche da una certa leva emozionale nei confronti di questa nuova tecnica. Grazie a questa tecnica, appunto, il post-operatorio è molto diverso. Non so se avete presente i normali occhi a panda del post-rinoplastica, no? Per gli ematomi, per il gonfiore. Assolutamente non è questo quello che dovete pensare di
aspettarvi nel decorso post-operatorio di una rinoplastica di tale fattezza con questo tipo di tecnica. I pazienti tornano dopo una settimana, hanno un pochino proprio di livido, un pochino di ecchimosi nella palpebra inferiore e dei lievi edemi, ma tutto si risolve nell'arco di 10, massimo 12 giorni. Dottore, e cosa mi dice dei temutissimi tamponi? Vengono ancora utilizzati oppure no? Allora, anche questo è un aspetto da annoverare tra i vari vantaggi di questa tecnica. Ha detto bene, temutissimi, perché uno degli aspetti principali che più le pazienti durante la visita, no, mi chiedono con una certa paura e timore è proprio quella relativa ai tamponi, perché casomai hanno la loro amica o il loro amico che hanno fatto l'intervento in passato e che descrivono come esperienza davvero traumatica la rimozione dei tamponi. Perché? Perché nella rinoplastica tradizionale, diciamo, dove comunque c'è un certo grado di sanguinamento sia intraoperatorio che post-operatorio, vengono normalmente impiegati dei tamponi occlusivi, ovvero dei tamponi di materiale, diciamo, spugnoso che vengono inseriti all'interno della cavità nasale e poi riempendosi di liquido si espandono andando a tamponare, quindi bloccare il sanguinamento nel post-operatorio. E è ovviamente giusto metterli. Con questa tecnica, essendo davvero molto molto poco traumatica e durante l'intervento chirurgico siamo fondamentalmente in un campo esangue, non è necessario mettere questi tamponi che vadano a bloccare un sanguinamento, perché effettivamente il sanguinamento non c'è. Quindi si utilizzano sempre dei tamponi, ma non sono dei tamponi occlusivi, non sono dei tamponi spugnosi, sono dei tamponi in silicone che vengono appunto messi con anche un tubicino proprio all'interno che permette già pertanto il transito dell'aria durante l'ispirazione e l'espirazione subito nell'immediato post-operatorio, ed essendo di silicone, dopo 3 giorni o 4 giorni, quando li andiamo a rimuovere, scivolano liberamente fuori dal naso e il paziente neanche se ne accorge fondamentalmente. Quindi questo è anche un aspetto che gioca un ruolo molto importante nella decisione di scegliere appunto questa tecnica tra appunto i vari vantaggi, come avevo detto, perché rappresenta un comfort in più per il paziente, oltre che ovviamente ad un traumatismo inferiore rispetto allo stesso. Dottore Tonacci, quindi mi spieghi meglio. Quindi praticamente contestualmente nel momento in cui si fa un intervento chirurgico di questo genere, quindi una rinoplastica, possiamo andare a correggere gli inestetismi del nostro naso e anche la funzionalità di quello che è la narice, il nostro naso, insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti, attraverso questa tecnica si correggono gli inestetismi correlati sia ad eventuali irregolarità del profilo del dorso, quindi quello che comunemente viene definito come gibbo nasale, che talvolta è eccessivo, quindi la gobbetta nasale può essere tranquillamente ridotta senza andarla a rimuovere. È veramente ai limiti del magico questa tecnica, perché si interviene alla base del naso, si interviene sul setto del naso, setto nasale. E pertanto, sempre contestualmente, è anche possibile migliorare quello che è l'aspetto funzionale del naso, cioè che è quello del transito dell'aria, perché andando a lavorare sul setto si riesce a riposizionare il setto nella giusta e corretta posizione, quindi a fare una settoplastica. Per far meglio capire ai nostri spettatori come è possibile correggere il gibbo nasale senza andarlo a rimuovere, cerco di fare questo esempio. Immaginatevi il naso o il dorso del naso come il tetto di una casa, ok? Abbiamo i due spioventi del tetto e in mezzo abbiamo un pilastro che è quello del setto nasale. Ora, normalmente per correggere il gibbo nasale veniva amputata la parte superiore del tetto e quindi rimanevano due spioventi separati e in mezzo il pilastro, quindi si aveva un tetto aperto, in gergo si chiama un open roof. Questa tecnica prevede non l'asportazione del tetto, ma diciamo del piano terra della nostra palazzina, del nostro palazzo, quindi andando a togliere il piano terra, il naso che è un po' troppo alto qui a livello del gibbo nasale scende su se stesso, implode su se stesso e quindi questa tecnica ci consente di far scomparire il gibbo nasale senza andarlo a togliere in maniera diretta, ma abbassarlo indirettamente.
Quindi, dottore, ad oggi le persone che più spesso chiedono un intervento di questo genere sono sempre le donne? Beh, effettivamente sì, diciamo che c'è un 75 se non 80% di popolazione femminile che richiede questo tipo di intervento, anche soprattutto per motivi di vanità, no? Oggi siamo in un mondo dove i social sono sempre più importanti, Instagram, Facebook sicuramente rappresentano ormai un'attività quotidiana, se non quasi oraria, e il selfie sempre di più ha acquistato una grandissima importanza a livello social e mediatico, e quindi questo ovviamente ha portato le giovani pazienti ad avere sempre più attenzione nei confronti della propria, della propria bellezza, del proprio aspetto e soprattutto quindi di quello del viso, dove il naso rappresenta senza ombra di dubbio uno degli aspetti principali e impattanti della nostra personalità e della nostra fisicità. Eh sì, il naso è proprio come un biglietto da visita e poi è risaputo che la vanità è donna. Tornando alla rinoplastica, quindi dottore, quali sono i vantaggi di questa tecnica? I vantaggi, come prima dicevo, sono molteplici. Il primo è senza dubbio quello di essere meno traumatico. Meno traumatico perché grazie a questa tecnica si riesce a rispettare al 100% l'anatomia propria del naso. Non si va a rompere nulla, non si va a togliere nulla come invece accadeva con la rinoplastica più tradizionale o convenzionale. Faccio una parentesi, con questo non voglio dire che la rinoplastica tradizionale non sia giusta o non sia corretta, che io stesso la praticavo fino a quando poi non ho conosciuto questa procedura. Però ovviamente questa ha dei vantaggi, e li sto appunto dicendo. Il primo è il rispetto dell'anatomia. Rispetto dell'anatomia significa che noi non andiamo ad alterare nulla del naso del nostro paziente. E questo ci consente innanzitutto di avere un risultato più prevedibile sul lungo periodo, perché non andiamo a togliere nulla. Quindi quello che noi facciamo ci permette di sapere già come potrà andare, mentre se noi andiamo a rompere qualcosa, insomma, possiamo avere poi dei dubbi o delle incertezze sul futuro. Ci permette di rispettare anche le linee estetiche del naso stesso del paziente. Il nostro obiettivo, l'obiettivo di questa tecnica non è quello del naso bello e di mettere lo stesso naso bello su tutti i visi. Ognuno di noi ha delle caratteristiche morfologiche e del viso che vanno rispettate. Il suo naso presumibilmente va bene per ogni singolo paziente, va solamente corretto, e quindi questo ci permette di mantenere inalterate le linee estetiche del naso, che sono le più giuste per ogni nostro singolo viso. Ci permette di avere un recupero post-operatorio molto più rapido, molto più veloce, perché questo completo rispetto dell'anatomia esclude sanguinamenti, esclude grossi gonfiori nel post-operatorio, quindi i pazienti riescono a ritornare alla normale attività lavorativa dopo pochissimi giorni. Il vantaggio dei tamponi che prima abbiamo menzionato, sono tantissimi vantaggi che comunque sia mi consentono di dire di abbracciare appieno questa nuova tecnica, della quale sono davvero molto entusiasta. È un po' più lunga, devo dire, da un punto di vista tecnico-chirurgico l'operazione richiede un po' più tempo, perché è una tecnica molto accurata, dove il rispetto completo dell'anatomia richiede una dissezione meticolosa dei tessuti, ma allo stesso tempo questo viene ripagato con tutti quei vantaggi che appunto le ho appena detto. Dottor Antonacci, io le faccio i miei complimenti per il suo lavoro e le dico che è stato un piacere averla qui oggi con noi. Piacere mio, davvero, colgo l'occasione per ringraziarvi ancora, è stato davvero un piacere e spero di rivedervi presto. Insomma, un saluto a tutti i nostri spettatori e insomma, per qualsiasi cosa siamo a disposizione. A presto allora, dottore, e grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.